Torna il campionato italiano WRC e torna con uno dei suoi appuntamenti più prestigiosi, il rally di San Martino di Castrozza e Primiero, penultima prova in programma nella serie tricolore, prima della chiusura che si terrà sulle strade del rally trofeo ACI Como. Gara bella, estremamente tecnica e difficile, quella che si snoda ai piedi delle splendide pale di San Martino e che abbraccia la valle di Primiero, la Valmalene, la zona di Sagron Miss e il passo della Gobbera. L'edizione di quest'anno è dedicata ad Arnaldo Cavallari, primo vincitore nel 1964. Pilota di talento, scomparso ad aprile, Cavallari vinse con un Alfa Romeo Giulia TI Super Quadrifoglio del Jolly Club di Milano, avendo a suo fianco Sandro Munari, nei panni per lui già stretti di navigatore. Per quanto riguarda l'attualità, l'edizione del 2016 del Rally, la 36esima, è quest'anno chiamata ad emettere verdetti pesanti ai fini della lotta per il tricolore. In gara tutti i candidati allo scudetto, a partire dai tre indiziati per il successo finale, il bresciano Luca Pedersoli, il veneto Marco Signore ed il pilota di Como Paolo Porro, che punta ad arrivare ancora in lizza per il titolo alla sua gara di casa. Assenza pesante invece quella di Tobia Cavallini, non presente per ragioni di budget. Partiamo da leader del campionato, sempre con il numero uno sulle portiere, come hai detto tu, sarà una lotta sicuramente molto serrata, abbiamo come al solito insomma dei rivali veramente agguerriti e quindi cercheremo di fare del nostro meglio e cercheremo insomma di continuare a tenere la testa del campionato anche dopo San Martino, sarebbe ottimo. Abbiamo deciso all'ultimo di partecipare alla gara con WRC 1600. Abbastanza impegnativo perché comunque dovrò adattarmi alla macchina e dovrò spingere abbastanza perché rispetto ai 2000 penso che ci sia abbastanza differenza soprattutto nelle gare nella salita, però vedrò di recuperare un po' nella discesa. Cercare di vincere entrambe le gare che mancano, poi l'ultima è Como che è casa mia, quindi coefficiente 1,5, spero anche di essere aiutato dai miei compaesani. E dobbiamo far bene innanzitutto qua, a partire dalla prova spettacolo che ho dei ricordi brutti dell'anno scorso. Siamo carichi, lo shakedown abbiamo fatto il primo tempo già lo shakedown, quindi siamo molto propensi a far bene. La classifica del campionato cortissima vede al comando Luca Pedersoli su una Citroen C4 WRC con 49 punti, davanti a Tobia Cavallini su Ford Fiesta WRC 43 punti e Marco Signor Ford Focus WRC 37,5 punti. Subito alle spalle dell'equipaggio veneto insegue subito Paolo Porro Ford Focus WRC con 36 punti. 9 le World Rally Car in totale che impreziosiscono l'elenco partenti della gara, che ha fatto registrare una 80ina di iscritti. Oltre ai big elencati, ad inserirsi in alto ci saranno l'elvetico Lorenzo Della Casa con la Ford Fiesta WRC, Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, anche loro su Fiesta WRC, Alessandro Bruschetta, Ford Focus WRC, Pier Leonardo Bunker e Gianluigi Niboli, entrambi su Ford Fiesta WRC. In ordine poi saranno i molti altri a dare spettacolo, tra le R5 da seguire il pilota di Schio Efrem Bianco con la Skoda Fabia R5, Emanuele Zecchin, Paolo Roveta, Antonio Forato, tutti a bordo di Peugeot 208 R5. La cosa più difficile adesso è cercare di mantenere questo passo. Abbiamo iniziato il campionato con un po' di difficoltà, ma anche per conoscere la macchina che è molto competitiva. E cercheremo adesso di fare una bella gara questa sera qui, cominciamo da San Martino e poi vediamo per il discorso Rally di Como. Siamo qui per cercare di mantenere la seconda. Riportarci alla seconda posizione del campionato, del trofeo Michelin, anche nel campionato quello che riguarda la categoria R5. Dopo la sfortunata gara del Marca Trevigiana che una foratura ci ha fermato, qui speriamo di far bene per appunto riprendere quella posizione per arrivare a Como e contenere il danno fatto a Treviso. Ma il campionato è andato un po' perché dovevamo iniziare subito all'Elba con la Super 2000, dopo abbiamo fatto 1000 miglia con 1600, il Marca col 2000 e adesso proviamo l'R5, magari a Como ci presentiamo con una WRC, così le abbiamo fatte tutte. Lo stiamo facendo ma senza nessuna velleità perché ormai siamo fuori dai giochi, si può arrivare, se a loro va male possiamo arrivare terzi, secondi, terzi, però vincere assolutamente no perché abbiamo sbagliato all'inizio.
Tra i protagonisti da segnalare, sempre iscritti alle varie altre classi del campionato italiano WRC, Paolo Oriella con la Peugeot 207 Super 2000, Alberto Rossi e Matteo Daprà, Renault Clio S1006. Nella classe R3 presente Roberto Vescovi e Giancarlo Aguzzi, Peter Giacomini e Moreno Cambiaghi, Renault Clio RS. Il Rally di San Martino sarà inoltre valido come penultimo round del Suzuki Rally Cup, dove si sfideranno le vetture Swift R1B, capitanate da Corrado Peloso, Marco Riva e Andrea Pollarolo. La lotta è serratissima, sì, la gara è molto bella, mi piace, l'ho fatta l'anno scorso, però abbiamo avuto qualche problema ai freni, quindi in realtà no, abbiamo, diciamo, poco bagaglio, poca esperienza da sfruttare in tal senso. La lotta, come dicevi, è serrata con il mio avversario, mancano due gare, abbiamo praticamente gli stessi punti col gioco dei scarti e quindi bisognerà assolutamente vincere. Ma sicuramente dovremmo vincere questa gara, San Martino e anche Como, che saranno le due gare decisive per poterci giudicare vincere il campionato. E vabbè, sono ancora un po' lunghe, quindi vediamo come andranno. Il 36esimo Rally San Martino di Castrozza e Primiero, quinta delle sei prove del campionato italiano WRC, si è aperto questa sera con la classica prova spettacolo corsasi nel centro turistico dolomitico, come di consueto seguita da un pubblico foltissimo. A ottenere il miglior tempo sono stati il veneto Marco Signore in coppia con Patrick Bernardi su Ford Fiesta WRC, che hanno preceduto di 2-2 il comasco Paolo Porro con Nicola Arena Ford Focus e Simone Miele navigato da Roberto Momenti, accreditati dello stesso tempo. Con il quarto tempo ha chiuso il bresciano Luca Pedersoli con la veneta Anna Tomasi, Citroen C4 WRC. Alle spalle dei primi quattro un gruppo compatto di R5, capeggiato dalla Skoda Fabia di Efrem Bianco, seguita dalle due Peugeot 208 T16 di Roveta e Forato. A chiudere i primi 10, Stefan Ford Fiesta WRC, Oriella Peugeot 207 Super 2000 e lo svizzero della casa con una Ford Fiesta WRC. Da sottolineare il 12esimo tempo assoluto ottenuto da Sandro Sottile con la sua Renault Clio Williams. Per quanto riguarda la Suzuki Rally Cup, la prova di apertura ha visto primeggiare Simone Rivia, che con la sua Swift nella categoria R1 ha preceduto Corrado Peloso di 3-4. Al mattino seguente la battaglia si fa subito aspra tra i tre che puntano alla conquista della serie. Nella PS2 Sagro Miss 9,66 km, il miglior tempo lo realizza il leader del campionato WRC Luca Pedersoli, appena davanti a Marco Signore con Paolo Porro terzo. Sul primo passaggio della speciale più lunga del rally Valmalene 26,46 km è invece Porro a realizzare il miglior tempo, seguito da Marco Signor, distante 6,5 con Pedersoli a chiudere con la terza posizione. Da sottolineare in questa terza prova speciale la prestazione di Simone Miele, distante 38,6 dalla testa, seguito da Bruschetta a 39,7. Una foratura rallenta Lorenzo Della Casa, Ford Fiesta, che riesce a chiudere soltanto alla 29esima posizione, mentre il leader della classe Super 1006, Alberto Rossi, è costretto a chiudere la prova con un ritardo di 29,47,9 a causa di un problema tecnico alla vettura. La PS4 Gobbera riporta il comando della classifica assoluta Paolo Porro e Nicola Arena, grazie al secondo tempo realizzato nella speciale, dietro alla coppia Pedersoli-Tomasi. Il terzo posto sulla Gobbera è di Signore e Bernardi, con la loro Ford Fiesta ora a secondi nella classifica assoluta, seguiti dal tandem Miele Mometti Ford Fiesta e Bruschetta Zortea Ford Focus. A testimonianza della incertezza della lotta al termine del primo giro, Porro e Arena chiudono al comando davanti a Signor e Bernardi di soli 6 decimi, mentre terzi chiudono Pedersoli e Tomasi a 10-8. A chiudere i primi 10 a metà gara ci sono poi il bravo Simone Miele, Ford Fiesta WRC, lo spettacolare Alessandro Bruschetta, Alberto Roveta, primo di R5 e la sua Peugeot 208 T16, Antonio Forato, anche lui su Peugeot 208 T16 R5, Emanuele Zecchin, Efrem Bianco, con qualche problema alla sua Skoda Fabia R5 e Paolo Oriella, primo tra le Super 2000. Nella Suzuki Rally Cup al momento guida Simone Rivia davanti a Corrado Peloso di 2-1, terzo Andrea Pollarolo che viaggia molto attardato rispetto ai due che lo precedono.
Dopo il parco assistenza di San Martino di Castrozza, i piloti vanno verso il secondo giro sulle prove, che si apre subito con un colpo di scena decisivo, almeno per i protagonisti. Sulla quinta prova speciale, Sagro Misse, Paolo Porro perde il controllo della sua Ford Focus, che va a sbattere e si ferma di traverso alla sede stradale. Nessun problema per i due piloti, ma naturalmente gara buttata via e colpo pesantissimo per le ambizioni tricolori del pilota lariano. La prova la vince Pedersoli, che si avvicina al Signore, che ora lo precede di soli 6 e 6. La lotta per la vittoria si restringe ai due, mentre Miele sale al terzo posto e Bruschetta al quarto. In prova si fermano per problemi meccanici Emanuele Zecchin e Sandro Giacomelli. Si va quindi nuovamente verso la lunga prova, quella della Valmalene, con Pedersoli che vince la prova, limando però solamente 7 decimi al suo avversario diretto, ora davanti di soli 5-9, mentre Bruschetta tenta un timido attacco alla terza posizione, tenuta al momento saldamente da Miele. La battaglia continua cruenta, con Pedersoli che vince anche il secondo passaggio sulla Gobbera ed ora è a soli 4-4 da Signore, quando al traguardo mancano i 9,66 km della prova di Sagro Misse. Nell'ultimo tratto cronometrato Pedersoli attacca, recupera ancora qualcosa ma non è sufficiente. Signore infatti vince con 1,6 di vantaggio sul bresciano ed ora la classifica si fa veramente corta in vista dell'ultima gara della stagione, il Rally Trofeo ACI Como. Sì, fino alla fine, anche l'ultima prova, siamo partiti, abbiamo stretto i denti e abbiamo cercato di dare il massimo, soprattutto sul pezzo sporco. Purtroppo i 1.600 sull'asfalto asciutto hanno un po' un limite rispetto ai 2.000, però io ormai avevo questa, ho cercato di dare il massimo e niente, ce l'abbiamo fatta. Obiettivo raggiunto, quindi adesso vedremo per il Como. Taglia, in sinistra 5, per destra 4 meno, subito tornata a sinistro, dai... 50 al cartello in versione destra, 50, sinistra 4, lungo, chiude 3, giù adesso, subito destra 5, più su dorso, apre 6, lunga, 200, sinistra 6, lunga, in destra 5, più lunga, 5, più lunga, in sinistra 4, lunga, il cambio rail, chiude lunga, per destra 3, meno lunga, via, 3, meno lunga, 3, meno lunga, 150, sinistra 5 lunga, 5 lunga, in destra 6, dai, destra 6, 50, destra 4 meno lunga, chiude 3, in sinistra 4 più lunga vai, 4 più lunga vai, in sinistra 6 lunga, fine rail, chiude poco, 50, sinistra 5 lunga, chiude 4 lunga, per sinistra 4, lunga chiude, via, 4 lunga chiude, in destra 5, lunga, rosso, chiude 4, ma in una gara dove in 20 anni di carriera non ho mai avuto così tanti problemi come qua a San Martino. Ieri sera abbiamo rotto il manicotto dalla Westgate alla partenza della prova spettacolo, abbiamo perso 4-5 secondi, 4 secondi comunque dai primi, e poi sulla prima Malene di nuovo la Westgate ha fatto le bizze e abbiamo perso 15 secondi da Paolo e 9 da Signor, che dire, abbiamo vinto tutte le prove speciali tranne due, per cui cosa ti devo dire, in un rally dove vinci tutte le prove, costernato da mille problemi, siamo partiti, abbiamo forato dopo 3 km dall'uscita del parco assistenza al primo giro, per cui abbiamo fatto 3 prove con solo 4 gomme, abbiamo insomma avuto un'infinità di problemi, di nuovo poi la fresh air che non lavorava, cosa ti devo dire, non pensavo nemmeno di essere qua un secondo e 6. Gira lunga, in attenzione.
gira, a sinistra 3 gira, in destra 4 più. Dietro ai primi due, sul gradino più basso del podio, si è piazzato Simone Miele, navigato da Roberto Mometti, autore di una gara strepitosa con la sua Ford Fiesta VRC. Subito sotto al podio, un'altra grande prova da sottolineare, quella di Alex Bruschetta, in coppia con Marco Zortea, su una Ford Focus VRC sempre molto veloce e spettacolare. Sì, no, un podio assolutamente inaspettato, è arrivato per sfighe di alcuni, di Paolo, che mi spiace. Però è un podio che ci fa piacere, chiaramente sapevamo che i valori in campo dei tre davanti al momento non erano raggiungibili per noi, però mi ero prefissato degli obiettivi prima di questa gara e li abbiamo sicuramente centrati, e poi è arrivato anche il podio come ciliegina sulla torta e sono davvero contento. Lunga, lunga, sporca, tienila, sporca, e poi apre 4 e destra 3 meno, sporca, occhio interno, dosso dritto, è rotto con pressione, dosso con destra 4 meno, sporca, si sente, doppia, e alla casa giù in fondo, sinistra 3, tienila, per molta attenzione, destra 2, sporca, occhio all'interno, e sinistra 3, apre 4, lunga tieni, e destra 4 e sinistra 3 più corta, per sinistra 4, tieni su dosso, e destra 2, caro, e destra 2, e sinistra 3 meno, tenere, apre 5 lunga, e destra 4 più, e sinistra 4 più, e destra 4 meno, sporca, e sinistra 3 più, corta, e destra e sinistra, e destra 5 meno, per sinistra 4 corta, alla ringhiera verde, destra 3, griglia, per attenzione, sinistra 3. Sicuramente su queste macchine bisogna starci sopra tanto, e l'ho visto, non ci credevo neppure io, e alla fine però abbiamo concluso la nostra gara, siamo arrivati comunque quarti, su una gara che ci tenevo a venire, e è andata bene, dai, alla fine è andata anche bene. Bella la lotta anche per le posizioni di rincalzo, dove Alberto Roveta, affiancato da Davide Castiglioni su Peugeot 208, guadagna la quinta posizione, seguito dai rivali di categoria R5 Antonio Forato in coppia con Ivan Gasparotto, al sesto posto con la Peugeot 208 e Efrem Bianco, navigato da Dino Lamonato, settimi su Skoda Fabia. All'ottavo posto si segnalano Paolo Oriella e Sandra Tommasini su Peugeot 207, primi nella classe S2000. Di seguito Michael Valentini e Daniel Taufer, sempre su Peugeot 207, prima di Matteo Daprà e Fabio Andrian, che chiudono decimi con la loro Renault Clio. A Corrado Peloso e Paolo Carruccio va invece il primo posto tra i partecipanti alla Suzuki Rally Cup, al 36esimo Rally Internazionale San Martino di Castrozza e Primiero. Il pilota aostano, dopo un iniziale duello con Simone Rivia e Marina Bertonasco, ha preso decisamente la testa della gara dalla prova speciale numero 5, aumentando costantemente il suo vantaggio sugli avversari fino al traguardo. Con questo successo, Peloso consolida la sua leadership nelle monomarca Suzuki. Terza piazza del podio per lo svizzero Andrea Pollarolo, navigato da Andrea Galantucci.